stiamo vivendo ci impone rinunce e limitazioni della libertà personale, con la conseguente difficoltà a continuare le nostre attività sociali, e i cori sono tra queste. Già durante la prima fase della pandemia, non potendosi tenere manifestazioni come centro studi, abbiamo optato per la scelta di celebrare i 60 anni della nascita della Corale San Carlo e 25 anni della fondazione del centro studi con la pubblicazione del libro San Carlo secondo il giornale del Papa, raccolta di 34 articoli pubblicati dal giornale Osservatore Romano, quotidiano della Civiltà del Vaticano. Da notare che 3 dei 34 articoli riportati nel libro hanno i titoli che riguardano il Natale: Gesù, Bambino e San Carlo da Sezze del 1961, San Carlo da Sezze e il Natale con i pastori e i magi a Betlemme del 1966 e San Carlo da Sezze e la memoria del Natale, ma l'asino e il bue non possono mancare, del 2011. Questa attenzione sul presepe del nostro santo, messa in evidenza anche dal giornale del Papa, è quanto mai da condividere e rivalutare in questo tempo di timore e incertezze, e i canti natalizi non sarebbero stati altro che la traduzione in musica dell'incanto del presepe. Per tale motivo, con la speranza che la situazione volgesse al meglio, direttivo e corale stavano organizzando la partecipazione all'attesa, impegnandoci a contattare altre corali che avevano già espresso la loro disponibilità, ma i programmi sono svaniti con la seconda ondata del Covid-19. Nonostante il momento critico, si è ritenuto di tenere in maniera diversa detta rassegna polifonica che è stata ideata e creata dal maestro Pino Di Prospero, giunta quest'anno alla 15ª edizione. Durante questi anni è stata una manifestazione sempre molto seguita durante il periodo del Natale setino. Per rispetto del maestro Di Prospero e per l'aspetto tradizionale che ha raggiunto, non potendosi esibire le corali, il direttore artistico nonché maestro della nostra corale, Andrea Gianolla, ha proposto di organizzare l'attesa condividendo su Facebook l'esecuzione dei brani che la corale San Carlo ha eseguito a Nettuno il 17 ottobre, in occasione dei festeggiamenti dei 70 anni della canonizzazione di Santa Maria Goretti, patrona di Latina e della diocesi. Grazie al maestro e alla corale che, pur nel rispetto delle regole anti-Covid, quindi distanziamento, uso della mascherina, misurazione della temperatura e igienizzazione, utilizzo di posti all'aperto o comunque luoghi spaziosi, hanno continuato ad effettuare le prove e si è potuto partecipare con piacere alla citata manifestazione, superando con serenità i disagi che la pandemia ha procurato e continua a procurare. Ci avrebbe fatto piacere allietare, anche con altre corali, questi giorni che precedono il Natale, ma quest'anno non si è potuto fare altrimenti. Ci auguriamo che con l'aiuto del nostro San Carlo, che tanto si era attivato per soccorrere il prossimo durante l'epidemia che si era diffusa ai suoi tempi, di tornare presto alla normalità per poter riprendere l'attività canora e poter condividere tra di noi e tra le altre corali il piacere di cantare insieme. A nome del Centro Studi San Carlo, del direttivo, della corale, dei frati e del gruppo strumentale, vi porgo gli auguri per un sereno Natale. Quest'anno ne abbiamo tutti più bisogno e per un anno nuovo che ci faccia uscire da questa emergenza virus e ci faccia apprezzare le piccole gioie e i valori della vita. Buone feste!
Carlo da Sezze, tratto dal libro Trafitto dall'Eucaristia di Don Massimiliano di Pastia. Avevo in quel tempo due fratelli, più piccoli di me, che per paura della disciplina non erano voluti andare a scuola e andavano a lavorare fuori, nei terreni e proprietà che si avevano per uso della famiglia, per raccogliere il grano e il vino. Pensarono alla fine che, portandomi con loro, vedendo la campagna, mi sarebbe stato di giovamento, come fu. Perché andando con i miei fratelli, vuoi con il parlare con loro, che era dolce perché eravamo tutti giovanetti, vuoi per la vista della campagna, che mi piaceva molto, cominciai a poco a distrarmi. Giunto il tempo di seminare il grano, vedendo i buoi, mi sentivo animare alla devozione, avendo sentito che questa specie di animali, insieme ai somarelli, erano stati presenti al mistero così grande della capanna di Betlemme. Quando nacque Gesù Cristo da Maria Vergine, riscaldandolo con il loro fiato nei momenti in cui, nel presepe, giaceva sul fieno. Mi ci affezionai molto e mi rallegravo oltremodo nel vederli, e arrivò a tal punto la contentezza che in breve tempo tornai in me stesso con gioia di tutti. Benché non ricordassi più quel poco che avevo imparato della grammatica, restandomi nella memoria solo quel poco necessario a leggere e a scrivere malamente, questo era niente rispetto alla sanità riacquistata. Mi sembrava di essere di nuovo rinato al mondo, poiché constatavo, sparite dalla mia mente, quelle densissime tenebre che la tenevano oscurata. La vedevano riempita di nuova chiarezza e vedevo l'intelletto illuminato con maggior luce. Sentivo da un pezzo sul capo inchinato, tra le braccia, come l'impressione di una mano lieve, in atto tra di carezza e di protezione. Ma l'anima mia era lontana, errante per i luoghi veduti fin dalla fanciullezza, dei quali mi ispirava ancor dentro il sentimento. Non tanto però che bastasse al bisogno che provavo di rivivere, forse anche per un minuto, la vita come immaginavo si dovesse in quel punto svolgere in essi. Era festa dunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù, noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena. Erano canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori.
E le vie delle città, grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, erano deserte nella rigida notte. E mi pareva di andare frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale. Dal sogno di Natale di Luigi Pirandello. Capace di farci dimenticare la forte oppressione che stringe i nostri cuori, per poter chiudere gli occhi di fronte a quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Non è un Natale come gli altri. Allo scoccare della mezzanotte di fine anno, ricordando i mesi trascorsi, immagini dolorose torneranno alla nostra mente. L'emergenza sanitaria, e non solo sanitaria ormai, ha portato alla luce l'insufficienza della scienza e la nostra vulnerabilità. Sale un grido dal cuore dell'uomo di fronte all'assurdità di ciò che sta accadendo. Oggi la scienza ci aiuta a prevedere con presunta infallibilità il tempo meteorologico. Tuttavia, c'è un tempo, quello della prova, del dolore, della difficoltà, del dubbio, che non riusciamo a decifrare. Eppure, in questo momento è necessario chiederci il senso di ciò che stiamo vivendo. È necessario porsi le domande giuste. Ancora di più è necessario invocare l'aiuto dell'unica persona che può raggiungere la nostra solitudine. E Dio viene in questo tempo per farlo divenire tempo sacro, opportuno, per aiutarci a rileggere, alla luce della fede, il duro cammino di questo periodo, a cogliere tracce di vita nei solchi della terra scura, per guardare al futuro con occhi illuminati dalla speranza. Dio viene non per evitarci la fatica di entrare in questo tempo,
ma per attraversarlo con noi, proprio come è entrato nella nostra storia ferita 2000 anni fa. Viene con il sorriso di un bimbo per rivelarci ancora il volto di tenerezza del padre, che non abbandona i suoi figli, soprattutto nel momento della prova e della tempesta. Vieni, Signore Gesù, che ciascuno di noi possa accogliere la venuta di Gesù, lasciandolo entrare nelle zone buie della paura, del dubbio, del pessimismo, perché la sua luce possa illuminare di fiducia nuova tutta la nostra vita. Buona attesa. Con l'augurio di un santo Natale ed un buon anno di pace nella fede e nella speranza. Il Centro Studi San Carlo d'Asese.